Che cos'è il Tameshiwari? Tameshiwari è un termine giapponese che significa letteralmente rottura di pietre, però si applica a tecniche di rottura applicate a qualunque materiale duro. Perché si usa a fare questa pratica? Ma in realtà è quasi ormai in disuso, però nel Taekwondo è ancora usato e si usava nel karate di Okinawa e anche quando il karate si è diffuso in Giappone. E anche in Italia i maestri giapponesi facevano queste dimostrazioni. Si fa per dimostrare la potenza devastante delle tecniche di karate che non si può applicare con un avversario, perché quando si combatte con un avversario è necessario il controllo. Per verificare l'efficacia delle tecniche non basterebbe usare un sacco da box. Certo, il sacco si utilizza. Però il sacco da box mostra soltanto, diciamo così, un certo tipo di potenza, ma dato che uno dei principi che insegnavano i maestri di Okinawa è mani e piedi come spade, nel Tameshiwari si dimostra anche che i propri arti sono attrezzati per spezzare superfici dure senza subire dei danni. In un certo senso, l'allenamento che si usava contro il Makiwara era preparatorio per quanto riguarda. Certo, l'allenamento al Makiwara è fondamentale per fare Tameshiwari ed è molto triste vedere che nelle palestre moderne di karate è rarissimo trovare dei Makiwara. Se uno vuole cimentarsi in questa pratica, io lo consiglio davvero a chi vuole verificare la propria efficacia, chiunque voglia provare deve provvedersi di un Makiwara, se non un Makiwara di quelli che vengono piantati nel suolo, almeno dei Makiwara da parete, che sono sicuramente meno efficaci, ma perlomeno insegnano a tenere in modo corretto la mano, il pugno, nel momento in cui si effettua la tecnica. Adesso quello che voglio dimostrare sono tre tecniche di rotture adatte a principianti o comunque, diciamo così, allievi esperti, ma non degli specialisti tameshiwari, usando tre tecniche, cioè il pugno verso il basso, il taglio della mano e il gomito, che per quanto sembri fragile è in realtà l'arma più potente che noi abbiamo a disposizione. E comincerò proprio con la tecnica di pugno. Questo è Otoshi Zuki. Hai notato qualcosa di significativo? Sì, tutte le tavole si sono rotte a metà esattamente. È importante scegliere un punto di riferimento e cercare di colpire il centro delle tavole. Io qualche volta proprio traccio due diagonali e segno il centro della tavola perché è facile, se la traiettoria non è diritta, colpire una parte laterale e si rischia di farsi male. Ora colpirai come? Colpirò con Shuto, il taglio della mano, che tradizionalmente viene considerato come il famoso colpo di karate. Non si rischia di rompersi la mano? No, secondo me bisogna usare questa parte dell'ulna e tenere la mano leggermente inclinata come nella tecnica di Seiryuto, come in Goju Shosho. Se si tiene la mano in questa posizione, l'efficacia è garantita. In questo caso ho fallito perché non c'era abbastanza determinazione e concentrazione. Riprovo subito perché è opportuno non lasciarsi intimorire da questo tipo di fallimenti.
interessa sapere qualcosa sui fallimenti? Sì, come si può reagire appunto a un fallimento, a parte provare e riprovare, magari rischiando di farsi male di nuovo. Quando si fallisce vuol dire che si rompe qualcosa nella sicurezza che uno ha, nella convinzione. Allora bisogna partire da una misura decisamente inferiore, anche una misura ridicola. In questo caso erano 4 cm di truciolare, uno è assolutamente sicuro di rompere. La rompe 3 volte, poi passa 3 e poi soltanto dopo riprova la misura che ha fallito, altrimenti praticamente rimane l'immagine mentale del fallimento e quella è la cosa peggiore per uno che si diverte a fare queste dimostrazioni. Ora romperai di gomito? Romperò di gomito. Sembra tanto, ma il gomito è un'arma devastante perché tutta la potenza si concentra in un unico punto, a differenza del pugno, in cui la potenza di impatto è divisa nella nocca e nel taglio della mano. Qui abbiamo un punto solo, quindi anche in difesa personale le tecniche di gomito sono in assoluto quelle più efficaci e devastanti. È un po' come quando si pianta una puntina dentro il muro, vero? Esattamente, è proprio questo.